L'edizione italiana del Global Game Jam quest'anno si è data appuntamento nel cuore di Roma, a Piazza di Pietra. L'ex Tempio di Adriano è la sede scelta per questa maratona informatica di 48 ore per la realizzazione di un prototipo funzionante di videogioco. E la cornice classica non dispiace agli informatici. Generalmente chi lavora nell'informatica anche, capita che abbia anche hobby un po' più umanistici, diciamo, magari c'è chi scrive, c'è chi compone musica, diciamo, c'è la ragione ma anche un po' l'anima, diciamolo così. Quest'anno siamo in un tempio romano, per cui il nostro motto è in latino: cooperatio, exploratio, innovatio, ma soprattutto extrema vigilatio. Non si dorme più e soprattutto abbiamo chiuso a chiave, abbiamo buttato la chiave, non si esce fino a domenica. Dovete rimanere qui fino a domenica? Vi siete organizzati per dormire? Ovviamente. Come? Con sacco a pelo. Almeno personalmente, non lo so gli altri. Tu? Sì, è proprio qua, guarda. Puoi vedere? Ti sei portata tutta la valigia? Sì, per forza, perché siamo in due, abbiamo messo tutto dentro una valigia e abbiamo fatto tutto, insomma. Avete tutto quello che serve per dormire? Sì, anche per dormire, per mangiare, per fare i caffè, insomma, un po' di tutto. Io vengo da fuori Roma, quindi in realtà sacco a pelo niente, per dormire vediamo cosa succederà, il cibo c'è. Questi sono i vostri sacchi a peli per la notte? Sì, miei e suoi, passeremo la notte qui. Questa notte è la prossima, a dire il vero. Ci aspetta un lungo weekend. 48 ore sono tante o sono poche? Sono pochissime, infatti al termine delle 48 ore la prima cosa che fai è andare a letto, perché si dorme. L'anno scorso penso di aver dormito tra le 5 e le 6 ore nelle 48 di Jam, quindi sono poche e bisogna darci dentro. Siamo a Roma alla sede della Global Game Jam, ma questa manifestazione si svolge contemporaneamente in tutto il mondo. Quest'anno ci sono oltre 500 paesi contemporaneamente e considerate che l'anno scorso sono stati prodotti da questa manifestazione oltre 4.000 videogiochi per un totale di 25.000 partecipanti. In Italia siamo grandi consumatori di videogiochi, ma purtroppo, ahimè, siamo poco produttori e sono manifestazioni come queste con cui speriamo di lanciare questo mercato anche in Italia. Ti piacerebbe fare videogiochi industrialmente? Beh, questa è già la seconda edizione a cui partecipo e insomma l'anno scorso è stato molto divertente e speriamo anche quest'anno. Non escluderei per il mio futuro un lavoro in quest'ambito come appunto sound designer per videogiochi. Il mercato dei videogiochi indipendenti è un mercato che a livello globale fa girare 84 miliardi di dollari. E Roma e l'Italia non possono stare fuori, diciamo così, da un mercato così ampio e così importante. E un'istituzione come la Camera di Commercio non può che sostenere, diciamo, lo sviluppo di questi appunto sviluppatori indipendenti, e il 54% di questo mercato è fatto da sviluppatori indipendenti e quindi sono le persone che in qualche modo sono il motore di questa nuova fase dell'innovazione. La prossima volta che vedremo qualcuno con un videogioco, sarà bene ricordarsi che non è solo un gioco, ma anche un prodotto che può fare da volano sia alla crescita economica che all'innovazione.